Rilanciare la natalità con politiche mirate e un sistema strutturato di servizi. Così il Forum Liguri delle associazioni familiari chiede ai candidati alle regionali di rimettere al centro la famiglia. Mancano ancora alcuni insegnanti, ma l'Istituto Nata De Ambrosis è pronto a ripartire. Ingressi e uscite distinti, intervalli in classe, lezioni in presenza e una grande fiducia nella collaborazione di genitori e studenti. Calo di presenze turistiche con l'inizio di settembre, ma non c'è stata la picchiata attesa dal settore. Secondo il consorzio Liguria Together, per ripartire serve più unione tra le diverse realtà del comprensorio. Il bene comune deve guidare le politiche per rispondere ai danni causati dalla pandemia. Il Papa, nell'udienza generale, invita a lasciare da parte gli egoismi, soprattutto per quanto riguarda i vaccini. Aperte a Genova le iscrizioni all'Istituto di Scienze Religiose Ligure, realtà equiparata all'università che offre il titolo per insegnare religione nelle scuole, un'esperienza umana oltre che formativa. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. In vista delle imminenti elezioni regionali, il Forum Ligure delle associazioni familiari chiede ai candidati di mettere al centro la famiglia, proponendo servizi che aiutino a sostenerla e a rilanciare la natalità. Tra le proposte, un assegno familiare regionale che integri quello nazionale, una fiscalità che tenga conto del numero dei figli a carico e il sostegno all'accesso alle scuole paritarie. Ne abbiamo parlato con il presidente regionale del Forum, Franco Zanoni. Sentiamo. Come Forum Ligure delle associazioni familiari avete presentato un manifesto per i candidati alle elezioni regionali in Liguria. Cosa chiedete? I temi che abbiamo voluto sottolineare sono legati al rilancio della natalità, il tema dell'assegno unico che potrebbe essere, se quello nazionale non partisse, anche un supporto regionale, una fiscalità tra virgolette che sia un po' più equa e che tenga conto dei carichi familiari, che venga garantita la libertà educativa dei genitori col sostegno delle famiglie nell'accesso alle scuole paritarie, che potrebbero in qualche modo impegnarsi a creare un assessorato per la natalità o per l'infanzia che tenga a mente questo tipo di problematica. Quindi il tema è in qualche modo cercare di rimettere al centro la famiglia in quanto è l'elemento chiave per ogni società e per il futuro. Cioè, poi se figli non se ne fanno, pensioni non ce ne sono. Quali sono le maggiori criticità che in Liguria impediscono di avere un rilancio della natalità? La Liguria purtroppo è una regione vecchia, i giovani sono pochi e sono poco incentivati da una situazione dove spesso e volentieri è carente la situazione abitativa, è carente il supporto sociale, per esempio il tema delle babysitter, degli assistenti familiari. Un altro tema importante è un equilibrio tra il lavoro, i tempi del lavoro e i tempi così della famiglia. E secondo lei il tema della famiglia è stato in qualche modo riportato un po' al centro anche dal periodo di lockdown che ci ha costretto molti di noi a casa con le proprie famiglie? Sicuramente il rimanere a casa ha offerto alle famiglie, padri e madri, la possibilità di riscoprire il proprio valore nell'educazione dei figli. Si è anche scoperto, credo, che non eravamo più tanto abituati, io non so se lei, io ormai i miei figli sono grandi, però ci hanno riportato i giovani, giovanissimi, a essere più giovani e a scoprirci anche più capaci e di fare cose, di avere competenze multiple. Sono arrivati i dati per quanto riguarda il contagio da Covid-19 in Liguria, sono 51 i nuovi positivi secondo i dati trasmessi da Lisa al Ministero, 3 sono in ASL 1, 5 in ASL 2, 10 nella ASL 3 e 33 nella ASL 5. All'ospedale di Sarzana si segnala l'eccesso di un uomo di 94 anni residente alla Spezia, sfiora intanto 100 il numero degli ospedalizzati, oggi salito di 2 unità è arrivato a 98, 65 nella sola ASL spezzina. Nelle ultime
ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.351 tamponi, 1.746 i soggetti in sorveglianza attiva in Liguria, 138 di questi sono nella ASL 4. E preoccupa comunque la situazione per quanto riguarda la zona di La Spezia, e proprio la Procura ha deciso di aprire un'indagine per il cluster di La Spezia, notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. La Guardia di Finanza della Spezia ha chiesto ad ASL 5 i faldoni relativi a tutti i casi di Covid-19 registrati sul territorio nelle ultime settimane. È il primo passo dell'inchiesta aperta dal procuratore della Repubblica Antonio Patrono, un fascicolo contro ignoti per epidemia colposa per indagare la crescita anomala dei contagi avvenuta alla Spezia rispetto ad altre parti d'Italia e le possibili ragioni alla base di questa escalation. Nell'atto di delega inviato dalla Procura al Comando Provinciale delle Fiamme Gialle si invita ad individuare tutti i casi positivi accertati al Covid dal 1 settembre ad oggi, quanti di essi siano attualmente ricoverati negli ospedali, in che situazione di gravità, nonché stabilire eventuali collegamenti tra loro derivanti da qualsiasi causa, verificando in particolare se abbiano partecipato insieme a feste, cerimonie o qualsiasi altro momento di aggregazione senza l'uso di mascherine e il rispetto delle distanze, sulla base della convinzione che comportamenti contrari agli accorgimenti, come la violazione del divieto di assembramenti e dell'obbligo di mascherina, abbiano causato l'espansione dell'epidemia, dando impulso alla nuova diffusione dei contagi. Parliamo adesso di scuola, continuiamo a parlare di scuola, mancano ancora alcuni insegnanti in organico, ma lunedì anche l'Istituto D'Ambrosis Natta di Sesto Levante e di Chiavari le lezioni riprenderanno regolarmente, sebbene in maniera graduale. L'obiettivo è quello di garantire la didattica in presenza con alcune integrazioni effettuate a distanza. L'impegno è massimo, la collaborazione delle famiglie sarà fondamentale. Le associazioni che si occupano di famiglie e disabilità lo hanno segnalato in queste ore. Mancano gli insegnanti di sostegno per la ripresa della scuola. Fra 70 e 80 mila saranno precari e il 50% degli studenti in più rispetto al 2019 non avrà lo stesso insegnante dello scorso anno. Anche la dirigenza dell'Istituto D'Ambrosis Natta di Sestri, Levante e Chiavari segnala il problema. Aspettiamo di poter colmare insomma alcune lacune che abbiamo ancora a livello di organico. Ecco, soprattutto, e questa è la nota sempre un pochettino dolente per quanto concerne l'organico di sostegno alle classi. Sicuramente in questa fase particolarmente delicata per tutti, ecco, a maggior ragione dobbiamo avere un occhio di riguardo per tutti gli studenti che hanno bisogni educativi speciali. Mancano ancora alcuni insegnanti in organico, ma l'attività didattica riprenderà regolarmente lunedì, sebbene in maniera graduale. Dovremmo integrare la didattica in presenza con la didattica a distanza, però ecco, inizialmente partiremo con la didattica in presenza con lezioni modulari più corte, pausate da più intervalli nel corso della mattinata. Le classi non saranno sdoppiate, gli studenti verranno sistemati anche in aula magna e nelle aule LIM. Nei laboratori i turni verranno ridotti, meno classi per più ore e sanificati a fine lezione. Riusciamo a garantire tanto su Sestri quanto su Chiavari accessi distinti per evitare che ci siano interferenze. Ovviamente nei limiti del possibile abbiamo provveduto a acquistare degli erogatori appunto di gel igienizzante, ma proprio per l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti si è ritenuto opportuno acquistare delle macchine sanificatrici. Gli intervalli si svolgeranno in classe e la collaborazione delle famiglie sarà richiesta non solo sul piano pratico, ma anche e soprattutto su quello educativo. Ci vuole un'azione, diciamo, sinergica, un momento ancora un po' di difficoltà, di precarietà. Però ecco, atteggiamenti e comportamenti prudenti devono essere proprio messi in campo per la tutela della salute propria e altrui. E le famiglie devono prendere atto di questo nuovo modello e quindi provvedere di conseguenza anche a livello di gestione domestica familiare. C'è appunto il desiderio, credo, proprio anche degli studenti che forse, ecco, tutto sommato hanno proprio apprezzato il valore e il ruolo della scuola e la relazione didattica. Si basa proprio anche sulla relazione interpersonale. Anche le scuole di Rapallo sono pronte ad affrontare l'apertura dell'anno scolastico a partire da lunedì 14, lo ha spiegato il sindaco in conferenza stampa.
A Rapallo la prima campanella di questo nuovo anno scolastico suonerà regolarmente lunedì prossimo, 14 settembre. Il Comune infatti è arrivato preparato alla scadenza, sia dal punto di vista della rimodulazione degli spazi esistenti. In queste ore si sta completando l'igienizzazione di tutti i locali ricavati nelle strutture esistenti, anche con nuove opere in muratura, sia per quanto possibile con il trasporto scolastico. Nelle aule tutti gli alunni potranno sedere tra i banchi collocati a distanza di sicurezza. Il servizio mensa è stato studiato appositamente per evitare affollamenti, mentre l'inizio delle lezioni avverrà ad orari scaglionati per evitare eccessive sovrapposizioni. All'esterno di ciascuna scuola verrà misurata la temperatura prima dell'ingresso per evitare disagi durante queste operazioni, in particolare nella brutta stagione e in caso di pioggia. Il Comune ha proceduto all'acquisto di tensostrutture per poter effettuare al loro interno il cosiddetto triage ed evitare assembramenti negli spazi esterni. Partirà invece il 23 settembre il servizio di trasporto scolastico una volta andati a gli orari delle scuole. Con l'orario ordinario. Resta inteso che se i dirigenti appronteranno un orario ridotto, il servizio di trasporto verrà garantito sulla base dell'orario ridotto stesso. Il trasporto verrà effettuato nel rispetto delle normative, delle linee guida fino in oggi vigenti. Quindi verrà misurata la temperatura ai bambini, si manterrà il rispetto delle tempistiche di permanenza a capienza piena dello scuolabus durante il tragitto e sono state effettuate tutta una serie di simulazioni affinché queste tempistiche vengano rispettate. Per quanto invece riguarda il trasporto di ATP, stiamo aspettando la conferma definitiva di ATP circa gli orari che siano i medesimi dell'anno precedente. C'è da dire che c'è stata molta apertura da parte dei dirigenti scolastici che consentiranno ai bambini di entrare in eventualmente ritardo e uscire eventualmente in anticipo. Restiamo a Rapallo con una notizia di cronaca. Questa mattina una cabina elettrica di una centrale Enel posizionata in Vico delle Rose ha preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti intorno alle 8.30 i vigili del fuoco di Rapallo che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessun danno grave a cose e persone è stato registrato, sono bruciati principalmente materiale in plastica e cavi elettrici. Il Comune di Santa Margherita Ligure invece cerca un assistente sociale e un operaio elettricista specializzato, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. I due bandi di concorso per esami si riferiscono alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato. La modalità di iscrizione per partecipare ai due selezioni è interamente telematica mediante l'utilizzo di credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale, attraverso il sito internet sportello.comunesml.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per mercoledì 23 settembre e secondo la nuova normativa i termini per aderire al bando sono stati dimezzati, passando da 30 a 15 giorni, partendo dalla pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale. E parliamo di turismo adesso. Questo pomeriggio il consorzio turistico Liguria Together si è riunito in videoconferenza per fare il punto su come è andata la stagione estiva 2020 e iniziare a programmare le proposte per il futuro che tengano conto dei cambiamenti messi in atto dall'epidemia. Ne abbiamo parlato con il presidente del consorzio Francesco Andreoli. Sentiamo. Non sarà un mese esaltante per il turismo, ma l'inizio di settembre ha superato per ora le previsioni di chi lavora nel settore. Il timore era quello che con la fine di agosto e delle vacanze degli italiani si chiudesse anche la stagione di lavoro per molti esercizi del Tiguglio, non potendo contare sul solido mercato estero degli scorsi anni. Lo spiega Francesco Andreoli, presidente del consorzio turistico Liguria Together, che aggiunge anche: adesso è il momento di riprogrammare. Credo che l'unica cosa principale sia l'unione. L'unione, quindi non presentare un albergo solo, non presentare una sola destinazione, ma presentare tutta una serie di offerte e presentare un territorio unito che possa dare un'ampia possibilità di scelta alla clientela. La programmazione ripartirà anche da eventi come il Discovery Italy, la prima manifestazione a livello nazionale sul turismo che ripartirà in presenza e si svolgerà il 16 settembre a Sesti Levante. Un importante alleato per la Riviera nelle prossime stagioni sarà sicuramente l'entroterra,
che nell'estate 2020 ha visto un rilevante incremento di visitatori, grazie soprattutto agli ampi spazi all'aria aperta, sinonimo di sicurezza in periodo di epidemia. Primo passo per la ripartenza può essere dunque un'unione maggiore tra costa e interno. Avevamo proprio fatto al TTG di Rimini una conferenza stampa dove si sottolineava proprio l'importanza fondamentale dell'unione tra entroterra e costa, proprio per diversificare e differenziare il prodotto e l'offerta, perché oggi più che mai oggettivamente l'entroterra, con le sue bellezze nascoste, ha un valore aggiunto in più per quanto riguarda noi operatori. Ecco. Una Brexit senza accordo rischia di danneggiare le esportazioni dei prodotti liguri. Questa è la preoccupazione espressa da Coldiretti Liguria riguardo ad una possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza accordi che tutelino i prodotti alimentari a indicazione geografica e di qualità. Stiamo parlando della DOP e dell'IGP. Questo scenario danneggerebbe l'export agroalimentare italiano, in particolare per quanto riguarda la Liguria, l'olio DOP e il vino DOP. E intanto è partita la stagione dei funghi, c'è stato un primo disperso che è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Si tratta di un fungaiolo che si era perso questo pomeriggio sul Monte Zatta. I vigili del fuoco di Chiavari lo hanno ritrovato nella zona di Giaiette, nel comune di Borzonasca, questo pomeriggio intorno alle 17:30. Voltiamo decisamente pagina al Papa adesso. Nell'udienza generale del mercoledì, Papa Francesco è tornato a parlare della pandemia e delle sue conseguenze economico-sociali. Il virus, ha detto Francesco, deve essere affrontato con politiche che seguono il bene comune, senza egoismi, soprattutto per quanto riguarda i vaccini. Sentiamo. Possiamo uscirne migliori solo se cerchiamo insieme il bene comune. Così Papa Francesco, nell'udienza generale del mercoledì, indica che l'unica risposta possibile alla pandemia è una politica inclusiva che non lasci indietro nessuno. Alcuni, in questo periodo, ha spiegato il pontefice, hanno cercato di trarre vantaggio dalla situazione. Chi appropriandosi di vaccini da vendere agli altri, chi fomentando divisioni. Grave anche il comportamento di chi si è disinteressato delle sofferenze altrui. La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa sull'amore. Anzitutto l'amore di Dio, che sempre ci precede. Lui ci ama per primo, Lui sempre ci precede nell'amore e nelle soluzioni. L'amore cristiano, incondizionato e inclusivo, è la base per mettere in atto una politica del bene comune che non faccia preferenze di parte. Così, in una società, anche la salute deve essere un bene comune che comprende tutti. Le strutture sociali in cui viviamo devono incoraggiarci a condividere e non a competere. Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con un amore senza barriere, senza frontiere e senza distinzioni. Francesco cita poi San Tommaso d'Aquino dicendo che il bene comune è una responsabilità che ricade su ogni cittadino. Ognuno può fare la sua parte se il suo agire è radicato in principi etici e animato dalla carità. Il bene comune richiede la partecipazione di tutti. Se ognuno ci mette nel suo e se nessuno viene lasciato fuori, potremo rigenerare relazioni buone a livello comunitario, nazionale, internazionale e anche in armonia con l'ambiente, così nei nostri gesti, anche quelli più umili, si renderà visibile qualcosa dell'immagine di Dio che portiamo in noi. In diocesi la comunità di Masso ricorda l'anniversario del miracolo avvenuto nel 1835, quando il paese venne preservato dalla peste. Domenica prossima alle 9 Don Luigi Olivieri celebrerà la messa nel santuario intitolato alla Madonna di Loreto, quale segno di ringraziamento. E sono aperte le iscrizioni all'Istituto di Scienze Religiose Liguri, in realtà unica per la nostra regione, destinato a chi desidera insegnare religione nelle scuole. Circa 200 gli studenti attualmente iscritti per un percorso di studi che è anche una esperienza umana.
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, realtà unica per la regione, è nato ufficialmente il 20 maggio 2019, ma il processo di riforma si sta concludendo quest'anno e consiste nell'accorpamento di tutti gli istituti liguri in un unico istituto con tre sedi, quella centrale di Genova e i due poli di formazione a distanza di La Spezia e Albenga, con l'80% delle lezioni trasmesso in sincrono da un unico polo. Con questo lungo percorso di riforma, gli istituti di scienze religiose sono stati equiparati alle università. Penso che lo scopo della riforma sia stato proprio questo, cioè cercare di elevare il livello degli studi per arrivare a quello delle università, altre università, inserendosi nel circuito italiano ma anche nel circuito internazionale. Attraverso percorsi di laurea triennale e magistrale, l'Istituto offre le competenze per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado e garantisce a laici e religiosi un'ampia visione teologica. L'Istituto ha circa 200 studenti, il 50% viene perché vuole insegnare religione, per fortuna vorrei dire, perché c'è una grande richiesta di insegnanti di religione, preparati, seri, e non sono ancora abbastanza. La richiesta degli uffici scolastici è molto superiore alla quantità di laureati che offriamo noi. L'altra metà degli studenti sono i cultori della materia, persone che desiderano approfondire il discorso religioso. Talora sono anche, abbiamo una quantità di pensionati o abbiamo anche dei coraggiosi lavoratori che riescono a conseguire questo titolo mentre lavorano. Abbiamo poi una piccola minoranza di persone che sono in cammino verso il diaconato permanente, un certo numero di suore. E abbiamo anche una buona quantità di uditori, cioè di studenti che per puro interesse personale frequentano soltanto qualche corso, tra cui un buon numero di catechisti. Gli insegnamenti sono differenziati fra biennio e triennio. 5 i docenti stabili, molti gli insegnanti incaricati per singoli insegnamenti. I corsi inizieranno il 6 ottobre, si concluderanno l'ultima settimana di maggio, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14.40 alle 19.30, con alcune novità introdotte in epoca Covid. Penso che il primo semestre sarà a distanza, quindi ognuno seguirà da casa sua. Quasi tutti i nostri studenti, vorrei dire tutti i nostri studenti, frequentano molto volentieri. Per tutti loro è sempre stata un'esperienza di vita, non soltanto un corso di studio. Proseguono gli eventi gastronomici in Val Graveglia. Dopo Val Graveglia con Gusto, il borgo di Conscienti di Ne ha riunito tante persone per A tavola con Dante, l'evento che ha poi unito gli aspetti culturali legati al sommo poeta a quelli dei prodotti alimentari della valle. La manifestazione, nata da un'idea della giornalista Maura Ferrari, è stata curata dal comune di Ne e si è svolta giovedì nell'area verde Sandro Pertini. Adesso sarà la volta di sapori, storia e paesaggi della Val Graveglia, una giornata promossa dalla Proloco in collaborazione con la miniera di Gambatesa e il Parco dell'Aveto, che sabato 12 settembre guiderà alla scoperta delle bellezze naturalistiche della valle. E sempre sabato 12 settembre alle 16 all'Auditorium San Francesco a Chiavari si terrà la premiazione dei vincitori del premio biennale di poesia Ugo Carreca, istituito nel 1998 dall'associazione Il Mosaico di Chiavari per ricordare la figura di uno dei propri soci e collaboratori, poeta, pittore e critico d'arte. Un evento particolarmente atteso quest'anno, in cui cade il 35esimo anniversario di fondazione dell'associazione. Sono previste letture a cura di Mirna Brignole, Enrico Rovegno e Graziella Corsinovi e un omaggio musicale di Enrico Testa. Questo appuntamento per sabato, ma ne vediamo altri in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 10 settembre. L'Associazione Culturale Primo Piano propone una mostra collettiva di quadri, collage e altre tipologie di opere negli spazi di Corso Garibaldi 18 a Chiavari. La mostra è aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Gli artisti in esposizione sono Luigi Copello, Matteo Mezzetta, Federica Pamio, Massimiliano Zaffino e Serena Zanardi. Nella Torre Civica di Via della Cittadella a Chiavari è visitabile la mostra di pittura di Francesco Cassanelli, intitolata Poesia tra realtà e fantasia. È aperta dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Ultimo appuntamento del Festival Amfiteatrof di Levanto, l'incontro con Roberto Cipollina intitolato Dalla didattica alla composizione, i palazzi della memoria in musica, alle 18 all'Auditorium Ospitalia.
Infine, in Piazza Caprera Santa Margherita Ligure, va in scena il concerto della Filarmonica Colombo, diretta dal maestro Alessandro Cardinali. Il programma prevede colonne sonore di film, canzoni d'autore, italiane ed internazionali. Alle ore 21:15 in Piazza Caprera. In chiusura una notizia di sport: è stato ufficializzato il calendario del campionato di calcio di Serie B che inizierà il sabato 26 settembre con un anticipo venerdì 25 e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei play-off e dei play-out prima del ritiro delle nazionali. Subito una trasferta impegnativa per la Virtus Entella che sarà impegnata in trasferta appunto a Cosenza. Si giocherà per il campionato anche nel periodo natalizio con le squadre in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio e poi la pausa per poi ritornare in campo il 16 di gennaio. Si giocherà anche Pasquetta lunedì 5 aprile. 8 i turni infrasettimanali. Intanto la squadra sotto la direzione di Tadino si sta allenando al comunale di Chiavari con alcuni nuovi acquisti. Sabato prossimo, 12 settembre, la partenza per alla volta di Bologna dove alle 15 i biancocelesti scenderanno in campo contro il Bologna per un amichevole di lusso, fischio d'inizio dunque alle 15. E questa è l'ultima notizia di questa edizione di Tgulli Oggi. L'informazione torna domani mattina con il TG Rassegna Stampa, continua però sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.